estate, finalmente il ritorno in campo anche con una bella prova. La Brutta è una cornice sia ambientale di un pubblico laziale piuttosto stufo, piuttosto arrabbiato, e di quello che sembra, visto da fuori, un lento declino quasi inesorabile. Che succede? No, per me, diciamo, oggi era importante rientrare dopo 3 mesi. Sono contento di aver tenuto il campo abbastanza bene anche fisicamente, quindi sono soddisfatto di questo. Sono dispiaciuto perché volevamo il primo posto per evitare magari incontrare squadre un po' più blasonate, però alla fine il turno l'abbiamo passato, a parte la partita del Fenerbahce in Europa, ed è un anno e mezzo che non perdiamo. Quindi sì, la cornice è diversa da quella che ho lasciato 3 mesi fa. Io sono convinto, vedendo anche i miei compagni in questi 3 mesi che sono stato fuori, allenarsi e soffrire e magari non trovare risultato, sono convinto che alla fine ne usciremo, perché tutti tiriamo tutti dalla stessa parte e vogliamo uscire da questo periodo che sicuramente non è dei migliori, ma abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Ecco, visto da dentro, qual è la cosa più difficile, quello che non riesce, che non vi riesce in questo momento secondo te? Probabilmente io, avendo lasciato 3 mesi fa, almeno oggi ho notato che c'è poca fiducia in noi stessi, anche nelle giocate. Magari l'anno scorso si rischiava qualcosa di più perché avevamo fiducia, avevamo entusiasmo, probabilmente i risultati ci hanno tolto quello. Quando una squadra magari non trova più quelle giocate che trovava una volta, va in difficoltà. Però penso che la squadra ha carattere, perché non è facile in un ambiente così, che giustamente pretende anche, perché la Lazio è una squadra importante. Ma piano piano, ho già visto anche i miei compagni a Torino fare un'ottima partita, dove abbiamo fatto parecchi calcio d'angoli, ma non siamo riusciti a sfruttare l'occasione, e con la partita un po' siamo castigati. Ecco. Quindi un po' anche di sfortuna. Però siamo qui, siamo uniti e cerchiamo di uscirne più presto. Ma senza troppi giri di parole, si riesce a stare tranquilli, focalizzati sull'obiettivo, con tutte queste chiacchiere, siano vere o meno, importa poco, sull'allenatore, sul fatto che la società dice aspettiamo 3 partite e vediamo, quindi levando salvezza nei fatti? No, quello sicuramente noi non pensiamo tanto alle voci, danno un po' fastidio, però andiamo dritti per la nostra strada. La cosa che ci dà fastidio è la classifica, che non è quella che meritiamo, che merita una società come la Lazio. Ne siamo consapevoli, stiamo facendo di tutto per cercare di uscire. Sappiamo che non è facile, perché come detto prima, un po' di fiducia, un po' di sfortuna, ci gira un po' tutto lo storpo, però sappiamo anche che siamo un'ottima squadra, un buon allenatore, la società ci avvicina, quindi faremo di tutto per uscire. Un mese fa, proprio all'inizio dei primi risultati negativi, hai detto che il derby del 26 maggio ci ha tolto un po' di cattiveria, un po' di fame. Sei ancora dello stesso parere? Forse adesso no. Forse dal periodo abbiamo dato colpa magari a quello, ma secondo me non era neanche quello. Alla fine può essere una partita, due. Penso che già con la Supercoppa e poi la partita con la Juve di campionato, già lì la Coppa era già dimenticata da parte nostra. Quindi è proprio una questione che siamo partiti magari diversamente rispetto all'anno scorso, e questo vedendo che non facciamo punti è un po' di difficoltà. Poi i giocatori importanti, male che erano fuori, è stato un periodo, non tralasciamo che abbiamo avuto fuori Mauro, che è un giocatore importante per noi. Close anche lui, fuori, io, Dias, sono bravi che fuori, però sono gente dei Gualani, che conosce l'ambiente, quindi avere fuori tutti insieme non è sicuramente non ci aiuta. Va detto però che da gennaio questa squadra, ci si è fatta per la Coppa Italia, che sicuramente resterà nella storia, non è andata benissimo, ha raccolto un terzo dei punti in palio e l'anno scorso ha depauperato di tutto quello che aveva fatto di buono nella prima parte, e adesso invece si è portato a ridosso della zona di retrocessione. C'è una crisi lunghissima. Sì, quello è vero, da febbraio in campionato soprattutto abbiamo avuto un crollo, diciamo, abbiamo perso parecchi punti, però probabilmente il fatto di essere in finale contro la Roma, in un derby particolare mai successo,
puntare un po' anche sull'Europa League, ci ha tolto sicuramente qualcosa in campionato che poi non siamo più riusciti a riprendere. Ma il tuo futuro cresce ancora più da là, oppure magari a prendere un po' di tempo per vedere se continuare a giocare oppure rimanere ancora? No, guarda, io sono qui, il contratto con tutti gli anni mi scade a giugno, quindi cerco sempre di dare sempre il massimo. Quest'anno sono stato anche sfortunato, con l'infortunio che mi ha tolto dal campo parecchio tempo, spero di darmi una riconferma in questi mesi. Il sport visto questa sera o il Livorno di vedere il campionato fino a questo momento? Poi alla fine sono partite diverse, sicuramente tra l'altro stasera non aveva niente da perdere, veniva qua con due risultati, sapeva che Livorno sinceramente sarà una partita piuttosto perché loro, anche loro sono mischiati nella lotta a salvezza e quindi prenderanno cara la pelle. Sappiamo che è difficile, però dobbiamo fare risultato sicuramente, anche giocando malissimo, è vincere. Grazie.